Con l'autunno di fuoco alle porte, nel pieno della peggiore crisi energetica della storia repubblicana, l'ultimo mese di campagna elettorale sembra destinato a essere catalizzato dall'allarme per i rincari di gas ed elettricità che stanno dissanguando famiglie e imprese. Se le soluzioni proposte dai partiti per far fronte all'emergenza puntano a porre un freno all'impennata delle bollette agendo sulle leve dei prezzi e della fiscalità, a medio-lungo termine l'orizzonte condiviso più o meno da tutte le forze politiche in campo resta quello di diversificare le strategie per l'approvvigionamento e la produzione di energia e di ridurne i consumi. Fronti strategici sui quali i rifiuti possono giocare un ruolo fondamentale. Peccato che in una campagna elettorale dai toni sempre più polarizzati su rinnovabili, rigassificatori e nucleare, a eccezione delle immancabili polemiche sui termovalorizzatori, il tema risulti di fatto assente dal dibattito TV e social. E poco cambia se si guarda i programmi ufficiali consultabili sulle piattaforme web di partiti e coalizioni. La maglia nera va al Partito Democratico, che pur dedicando nel proprio programma ampi passaggi al tema della transizione ecologica, nelle sue 37 pagine non fa mai riferimento a rifiuti e riciclo. Bisogna arrivare fino a pagina 35 per incontrare il termine economia circolare. Qualcosina in più compare nel programma della coalizione di centrodestra, che titola il capitolo sulle politiche verdi con un lapidario "l'ambiente una priorità", salvo poi collocarlo al punto 12 di 15. Qui il passaggio sulle strategie di gestione dei rifiuti, pur restando piuttosto generico, si fa un po' più articolato, richiamando la definizione di un piano strategico nazionale di economia circolare per ridurre il consumo delle risorse naturali, aumentare il livello qualitativo e quantitativo del riciclo, ridurre i conferimenti in discarica, trasformare il rifiuto in energia rinnovabile attraverso la realizzazione di impianti innovativi e sostenibili. Una definizione vaga che tiene insieme impianti di biometano e nuovi termovalorizzatori senza però citarli esplicitamente, anche perché su questi ultimi, che piacciono a Lega e Forza Italia, Fratelli d'Italia sembra pronta invece a far valere il proprio veto. Ai toni sfumati del centrodestra fanno da contraltare quelli perentori del Movimento 5 Stelle, che nel programma rinnova l'identitario stop a nuove trivellazioni e nuovi inceneritori, estendendolo a tutte le tecnologie obsolete per i rifiuti e promuovendo una non meglio precisata economia rigenerativa. Decisamente più corposo e circostanziato il programma di azione e Italia Viva. In contrasto con la logica dell'economia circolare, che vede il rifiuto come una risorsa, si legge: l'Italia ha un trend di aumento di rifiuti esportati all'estero. E ancora, il sistema impiantistico italiano per la gestione dei rifiuti è rimasto indietro e deve essere rafforzato applicando le disposizioni del programma nazionale per la gestione dei rifiuti approvato dal governo Draghi. Del resto, si legge: se da una parte è importante dare priorità alla strategia UE per l'economia circolare, che privilegia il recupero di materia dai rifiuti, non si può pensare di volere un sistema rifiuti zero senza un termovalorizzatore. Insomma, gira e rigira, si finisce sempre lì. A onor del vero, c'è da dire che tra le misure proposte da Azione Italia Viva figurano anche il supporto all'applicazione della tariffa puntuale e la creazione di un sistema di premialità per le amministrazioni che riducano la quota di rifiuti non avviati al riciclo. Per quanto dettagliato però, anche il programma del duo Calenda Renzi sembra non cogliere appieno il contributo che le attività industriali di recupero dei rifiuti possono arrecare alla ridefinizione del paradigma energetico nazionale, tema che rischia di rimanere rumore di fondo nell'eterna gran cassa dei sì, no e ni a nuovi termovalorizzatori.